molla quel pezzo di pane, bada che sono già qua, rubo solo quel che servirà. E cioè tutto. Ciao ragazzi, sono Manuel Neri, un saluto a tutti gli amici di Lupin Channel. Signore e signori, facciamo un bel applauso all'intervista di Manuel Neri. Come e quando è cominciata la carriera artistica di Manuel Neri? È iniziata all'età di 6 anni e mezzo, quando un assistente al doppiaggio, Elena Masini, mi contattò in quanto le occorrevano delle voci di bambini per un film con Eddie Murphy, L'asilo dei papà, e feci questo provino che andò bene e poi da lì ho iniziato la mia carriera che tra poco farà 17 anni. Come ci si sente nel doppiare il personaggio più odiato di tutta la serie di Game of Thrones? Ci si sente da un lato bene, perché comunque quando ha la possibilità di doppiare un personaggio che ha un carattere totalmente diverso dal tuo è stimolante, perché è difficile, perché devi trovare delle cose nuove. E dall'altro canto invece lo odiavo anch'io e non vedevo l'ora che morisse. Come è stato doppiare in veste di protagonista il film, divenuto poi opera, Your Name? È stato bello, perché quando sono entrato in sala anche con la direttrice, nemmeno la direttrice Maria Pia Di Meo si aspettava che potesse avere questo successo. Però poi l'ho scoperto anch'io piano piano facendolo, perché al di là del fatto che è molto divertente anche l'inizio, quando loro si risvegliano nel corpo dell'altro, è molto divertente anche il fatto che scoprono nuove cose del loro corpo, ma poi piano piano diventa comunque sempre più profondo, perché questi due ragazzi comunque non si conoscono, non si sono mai visti, però sentono di appartenere l'uno all'altra, e poi quando c'è insomma la scena culmine, che con questo filo rosso che rappresenta il destino al quale sono legati indissolubilmente, è anche commovente la scena, e quindi sono molto contento di averne fatto parte e di aver condiviso questo con una delle più grandi del doppiaggio italiano, Maria Pia Di Meo, che ha diretto me e la mia bravissima collega Emanuela Ionica. È stato veramente un bel lavoro, molto stimolante anche. Raccontaci qualche aneddoto in sala di doppiaggio. Allora, quando ho doppiato Colpa delle Stelle, c'era una scena in cui il mio personaggio aveva una crisi di panico e di nervi perché stava male. E per rendere tutto più credibile, il pianto e la difficoltà nel parlare, la direttrice Fiamma Izzo mi ha fatto sniffare l'acqua frizzante e mentre parlavo mi ha fatto tenere in bocca un cucchiaino di yogurt per rendere la voce più impastata, la dizione più difficoltosa, e l'acqua frizzante nel naso per farmi tappare il naso, che oggi è già così perché sono raffreddato. Se ero raffreddato era tutto più facile. La più grande emozione che hai provato doppiando un personaggio? Diciamo che sicuramente Colpa delle Stelle, anche per la tematica che tratta, è stato un lavoro molto toccante e coinvolgente. E infatti è capitato a me e a Rossa Caputo, che faceva la protagonista, di commuoverci in sala, perché comunque poi gli attori sono bravissimi ed è un tema che comunque è trattato con leggerezza. Poi anche Noi siamo infinito, che se vogliamo a livello di tematica è meno importante, però comunque affronta un tema che è molto, un tema molto complesso, che comunque è quello della violenza in un certo modo, ed è quello dell'inserimento all'interno della società, di una società in cui non ti senti accettato e non sai come rapportarti con gli altri. Quindi questi sono i lavori che più mi hanno colpito e emozionato. Quale personaggio ti piacerebbe doppiare? Mi piacerebbe doppiare Spider-Man, che è il mio supereroe preferito, e anche una saga come Pirati dei Caraibi, oppure Dragon Ball,
il mio preferito. Ricordo la mia infanzia, Dragon Ball, c'era Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Holly e Benji, quello è più vecchio, però poi l'hanno rifatto. Quindi questi mi piacerebbe doppiare. Da piccolo hai voluto sempre fare il doppiatore oppure avevi altri piani in mente? Sì, beh, diciamo che la cosa è venuta per caso, perché appunto poi da piccolo non sapevo nemmeno l'esistenza del doppiaggio, dei doppiatori, e quindi è una cosa che è nata così. Da piccolo ovviamente mi piaceva fare il calciatore, infatti ho giocato anche tanti anni a pallone. Ho giocato per 10 anni, da quando avevo 6 anni fino a 16. Però beh, poi quando insomma ho iniziato a fare questo mestiere me ne sono innamorato, perché all'inizio è un gioco, poi piano piano crescendo capisci che è una cosa insomma importante e bella. Qual è il tuo personaggio preferito che hai doppiato? Beh, sicuramente a livello affettivo Cody di Zack e Cody, e Phineas di Phineas e Ferb, e Norman Bates in Bates Motel, Kaneki in Tokyo Ghoul, anche Natsu perché è molto simpatico in Fairy Tail. Poi Colpa delle Stelle, Noi Siamo Infinito, quelli sono i film che più mi è piaciuto doppiare, Baby Driver, e sono questi. Poi sicuramente ce ne saranno anche altri, però non me li ricordo. Un saluto da parte di Manuel Meli e un saluto anche da... Un saluto a tutti gli amici di Lupin Channel, ma attenzione perché con me ho portato un amico, aspettate. Ferb, so che cosa faremo oggi, saluteremo gli amici di Lupin Channel, ciao! Dov'è Perry? Bye bye!